Ciao a tutti cari amici dal vostro caro amico Giacomo Introna. Oggi vi farò vedere come pulire o tagliare i peperoni a cornetto. Ma prima di iniziare il video, iscrivetevi al mio canale Giacomo Introna, mettete un like se vi è piaciuto e condividete. Allora, vi faccio vedere. Togliamo il picciolo. Naturalmente qua e dove è attaccata la pianta, e qua è come cresce il frutto, che sarebbe il peperone. Allora, questo qua lo possiamo fare sia da fare ripieno in questo modo, possiamo tagliare la parte dove stanno i semini in questo modo, possiamo togliere i semi. Qua di semi ce ne sono pochi, ecco qua, così possiamo farlo ripieno il peperone cornetto. O per farlo ripieno lo possiamo dividere in due parti, in questo modo. Togliamo la pellicina che sta all'interno, questa che sta qui dentro. Finiamo di togliere i semi ed è uscito bello pulito pulito. Ecco qua, tipo barchetta. Naturalmente per gli ingredienti potete andare a visitare altri siti dove spiegano come cucinarli. Allora, questo è il primo modo di farli ripieni, anzi il secondo modo. Ora vi mostrerò come tagliare sempre i peperoni cornetti a listarelli, che benissimo si possono fare fritti come peperoni friggitelli. In questo sempre aprendoli in due, poi tagliandoli in quattro, togliere sempre la pellicina che è all'interno, togliere la parte dei semi, ecco qua, poi lasciarlo intero, ma intero così è troppo lungo, conviene tagliarlo in due parti o lasciarlo così in questo modo o farlo ancora più sottile in quest'altro modo. E così si possono fare fritti che sono molto più buoni e carnosi. Naturalmente questi peperoni possono anche essere sotto aceto. Qua. Togliamo sempre la pellicina in questo modo, piano piano. Si possono fare ancora più sottili. Naturalmente questi peperoni non solo sono buoni da fare ripieni, da fare fritti, ma si possono anche mangiare crudi nell'insalata perché sono croccanti e saporiti. A volte si possono trovare anche un pochino piccanti, ma comunque sono sempre piacevoli da mangiare. E questi sono i peperoni a listarelli. Allora, vi ho fatto vedere come tagliare il peperone a barchetta per farli ripieni, come tagliare il peperone a listarelli per fare i fritti, o addirittura si possono lavati bene bene, si possono anche fare al forno, come i peperoni tradizionali, in questo modo, lavandoli bene bene, togliendo il picciolo, o in quest'altro modo potete farli pieni, naturalmente tagliando in questo modo, ecco qua, facilissimo, togliendo sempre
la pellicina. Togliendo i semi, e togliamo la pellicina bene bene, lo sbattiamo un pochino e così possiamo fare in quest'altro modo i peperoni ripieni al forno. Guardate quanto è bello. E naturalmente puoi coprirlo con quest'altro punto. Ecco qua, guardate che bellissimo. Si può usare, si può mettere nel minestrone e nient'altro. Io spero che il video vi sia piaciuto. Vi prego di condividere, di iscrivermi al mio canale Giacomo Introna e di mettere un like se vi è piaciuto. Questi sono i peperoni cornetti e sono buoni e sono saporiti. Ecco qua, peperoni listarelli per fare i fritti interi, per fare al forno aperto a metà, a per fare i ripieni, e si potrebbe anche, si possono fare anche a divisi in due e fate i ripieni anche in quest'altro punto. Ecco, benissimo. Con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata a tutti dal vostro caro amico Giacomo Introna. Iscrivetevi al mio canale, seguitemi, mettete un like e condividete. Al prossimo video. Dal vostro caro amico Giacomo Introna, un bacio e un abbraccio a tutti. Arrivederci e grazie.